Allora, passiamo a roba che è più rapido, il caso duro. Caso duro di meno di 2 ore arriva alla ricezione da parte dell'ufficio acquisti della richiesta, che abbiamo analizzato prima corrispondere grosso modo a questo caso d'uso qua. L'ufficio acquisti, attore principale, cosa fa? Riceve una richiesta d'acquisto e verifica la disponibilità dei fondi, che si mappa all'interno del processo in questo punto qua, cioè subito dopo l'azione principale del proponente. Io devo vederle insieme queste cose, nel senso che i casi d'uso mi fanno vedere tutte le cose possibili. Il processo in qualche modo mi fa vedere in quale ordine, come viene giocata la pallina a ping pong, il proponente fa una cosa, l'ufficio acquisti ne fa un'altra, eccetera. Quindi questi casi d'uso non sono sempre tutti possibili contemporaneamente, ma sono possibili solamente dopo che un altro attore ha fatto un'altra cosa. Ci sarà poi una parte di gestione di processo che è al di sopra del caso d'uso. Il caso d'uso gestisce la singola interazione. Mi metto lì, faccio una cosa, ovviamente ho posto che abbia le precondizioni per farla. Quindi l'autorizzazione e il fatto che il sistema informativo abbia l'informazione che mi permette di partire. E a monte, in un sistema informativo complesso, c'è sempre un modulo di gestione dei processi che dice quali cose sono possibili, quali no, per i vari tipi di attività. In questo caso per i vari tipi di offerte. Ce ne saranno 10-100 in parallelo che sono in stati di avanzamento diversi e il sistema informativo dovrà gestire il processo di ciascuna, no? I vari token dell'activity diagram. In qualche modo vengono gestiti nel sistema informativo. In alcuni casi vengono gestiti manualmente, diciamo così, a codice, cioè c'è il programmatore che farà in modo che quella funzione lì non è abilitata se fa i suoi controlli sui dati, sull'esistenza dei dati che servono. In sistemi più complessi invece ci sono proprio dei motori di process, di business process execution, che prendono il modello dei processi e lo eseguono, cioè questi diagrammi qua vengono esportati in un formato eseguibile, in un formato diciamo così, specifico, ci sono dei tool appositi che ti permettono di disegnare queste cose, esportarli, e questi a loro volta influenzano poi il resto del sistema informativo, permettono, quindi questa per ora per noi è una operazione specifica, ma se uno usasse questi linguaggi diventerebbe anche di fatto una parte eseguibile del sistema. Ok, veniamo a noi. Caso d'uso l'abbiamo chiamato, che l'ufficio acquisti fa sta roba qua. L'ufficio acquisti riceve una richiesta d'acquisto e verifica la disponibilità dei fondi. L'ambito, lo scope è il sistema di, vediamo, lo scope è il perimetro all'interno del quale ci stiamo muovendo. In questo caso è il sistema di gestione ordini secondo MEPA. Il livello user goal, perché così è richiesto e così noi diciamo così, abbiamo interesse a fare in questo corso. L'attore principale, vabbè, è l'ufficio acquisti, scrivo prima questo perché è facile. Intention in context, il nostro template ci chiede, allora, di specificare qual è lo scopo dell'attore nel momento in cui inizia questo caso d'uso. Cioè, perché lo fa? Che è diverso dal che cosa fa. Qual è l'obiettivo che voglio raggiungere? Cioè, io mi metto lì, ah, adesso faccio questo, adesso faccio la ricezione ordini. Quindi l'attore svolge questo caso 2, attiva questa funzionalità perché vuole, diciamo così, verificare, lo dice anche il titolo, questo caso è molto semplice, verificare la solvibilità di un ordine e quindi mandarlo, diciamo, in esecuzione mandarlo avanti. Quindi in certo senso vuole verificare che una richiesta d'ordine, di acquisto, diciamo, sia
possa essere lavorata in quanto solvibile sui fondi specificati. Quindi quando io ho verificato ciò, ho finito. Quando vado al bancomat, la mia intenzione è prelevare i soldi. Quando ho prelevato i soldi, ho finito. Quando l'intenzione viene raggiunta, il caso 2 è finito. Non c'è bisogno di fare altro. Se invece il caso 2 non è ancora finito, vuol dire che l'intenzione non era quella. Che in realtà lui voleva fare un'altra cosa, una cosa in più. L'interesse dei stakeholder, quindi questo non è l'interesse dell'attore, dell'impiegato che va a fare questa verifica, ma è dell'azienda che è responsabile di ciò, l'interesse dello stakeholder è quello di garantire che non vengano emessi ordini non coperti. Non emettere ordini senza copertura finanziaria. È vero che qui l'ordine, per dire, in questo caso d'uso non c'è ancora, siamo ancora a livello iniziale di accetto o rifiuto la richiesta d'acquisto, ma l'obiettivo finale, perché faccio questa verifica? Perché non vorrei mai che saltasse fuori un ordine o un bando per un bene e poi scopro che non ho i fondi per gestirlo. Quindi quello è l'interesse ad alto livello, per il motivo per cui questo task esiste. Non è l'impiegato che ci gode a farlo. L'impiegato lo fa per svolgere un certo tipo di processo. Ma a monte questo processo esiste per un motivo. Ok, a questo punto entriamo nel vivo. Precondizione e postcondizione. Quindi la precondizione qual è, la postcondizione qual è? Qual è la condizione affinché... Precondizione significa la condizione a cui... necessaria affinché io possa iniziare questa attività. Io, attore ufficio acquisti, e la precondizione è che la richiesta di acquisto sia stata inserita correttamente. Se non c'è questo acquisto non posso verificarla. Se c'è, posso verificarla. Non ci sono altre condizioni, mi pare, no? Non è che fuori deve essere nuvoloso affinché io possa fare questo, o che il MEPA debba essere sveglio, oppure che il fornitore sia in Germania. In questo caso, prima di poter permettere all'utente di fare questo, è necessario che la richiesta di acquisto sia correttamente caricata, completa, di costo e fondi. Soprattutto, sono due cose che poi mi servono. Ma potrei anche farmi qua correttamente caricata, visto che quello, il costo e i fondi sono attributi propri di quel concetto. Mettiamo tra parentesi, così è più facile ricordarci che in realtà quando dico correttamente caricata è già tutto. Che è una conseguenza del processo, ovviamente, no? Cioè, io nel modello del processo arrivo qui dopo aver caricato la richiesta di acquisto. Però questa è una verifica in più. Cioè dico, ok, adesso che sono qua, dimentichiamoci del processo. Cioè, immagina di dare questa cosa qui in mano a uno che te lo deve implementare. Magari non ha capito l'intero processo, magari non ha neanche la visibilità sull'intero processo. Ha questa funzionalità e come condizione d'ingresso ci sono queste. Allora, puoi essere sicuro, se sei qui, che quelle cose ci sono. Non devi verificarle, attenzione, la precondizione non è una cosa che il mio caso d'uso deve verificare che avvenga, è qualcosa che sono sicuro che è avvenuto prima, e quindi posso darlo per certo. La garanzia di successo, quindi che cosa succede dopo aver eseguito questo caso d'uso, cosa può succedere? Succede che vado a mangiare pranzo? No, non mi interessa. Cosa succede dentro il sistema informativo?
dentro il sistema informativo succede che la richiesta viene approvata o annullata o rifiutata. Il sistema informativo in qualche modo terrà traccia del fatto che la richiesta viene accettata o annullata. Qui ci fosse qualcuno che fa accounting, mi dice sì, ma è in questo punto già che impegni i fondi o li impegni dopo? Non lo so. Dovrei chiedere alle politiche di accounting quando è che gestiscono l'impegno verso la spesa, per capire se verrà fatta già qui oppure verrà fatta poi alla firma del direttore, perché quando l'atto poi è definitivo. Ok, adesso entriamo nelle azioni. Cosa succede? Allora, innanzitutto immaginiamo che abbiamo il nostro attore che entra qua, riceve una richiesta d'acquisto e verifica la disponibilità dei fondi. Cosa vuol dire ricevere una richiesta d'acquisto? Immaginiamocelo praticamente, lui avrà di fronte a sé uno schermo in cui a un certo punto avrà l'elenco delle richieste d'acquisto che sono arrivate. Gli è magari arrivata una notifica, in un angolino, una frecciolina o una mail, non lo sappiamo, non abbiamo ancora deciso, ma a un certo punto il sistema dovrà presentare all'utente l'elenco delle richieste di acquisto inserite da valutare. Questo dopo che ovviamente l'utente sarà entrato nella pagina, nella sezione relativa alle richieste di acquisto. Quindi, quasi sempre per noi la prima azione è sempre l'utente. Perché non è che il sistema informativo ti viene a prendere a casa e ti dice c'è questo. No? È l'utente che fa una cosa e il sistema informativo risponde. Quindi l'utente entra nella gestione richieste di acquisto. Il sistema mostra l'elenco delle richieste di acquisto pervenute e non ancora approvate. Poi magari in quella sezione gestione richieste di acquisto il sistema mostra anche tante altre cose, no? Quelle che deve firmare il direttore, eccetera, eccetera. Però sicuramente a noi interessa questo. La questione poi di interfaccia, se mettere un'area a gestione di richieste d'acquisto con tante cose, tante parti nella pagina, oppure tante pagine separate. Al momento diciamo le cose essenziali di cui siamo certi. Di sicuro in qualche modo l'utente deve iniziare, dice questa persona qua è entrata, adesso cosa vado a vedere? Gli acquisti, gli ordini, le vendite? Perché sono entrato nella gestione di richieste d'acquisto? Se sono stato informato in qualche modo dal sistema oppure se tutti i giorni alle 10 lo faccio, esulo dal caso d'uso. Il caso d'uso parte col fatto che l'utente decide di voler fare questo. Perché l'abbia deciso, che cosa lo abbia indotto a deciderlo, viene prima. Lui decide di fare questo e quindi fa questa azione. Dove comincia? Dove finisce? Comincia decidendo l'obiettivo che ha e finisce quando questo obiettivo è stato raggiunto. Quindi il sistema mostra l'elenco di chi sta acquisito per venute non ancora approvate. Potrebbe essere più di una, noi il processo l'abbiamo fatto in generale seguendo il token di una, ma ogni richiesta di acquisto ha il suo token diverso. A questo punto l'utente seleziona una RDA. Seleziona, mostra l'elenco. Sto pensando che queste richieste di acquisto per avvenute non approvate siano da 1 a 10, 20, non di più. Allora posso dire ti mostro l'elenco completo e poi ne scegli una. Se invece fossi in un caso in cui le richieste di acquisto
pervenute potessero essere 200, non andrebbe bene questa soluzione. O direi mostra le prime 10, poi dovrei dire in base a quale criterio, oppure dovrei dire all'utente inserisce dei criteri per ricercare una RDA specifica, quindi faccio una ricerca, la provo e poi la seleziono. Ma... no. Qui, è vero che non sto ancora facendo dei mock-up, ma in qualche modo sto ipotizzando che sia possibile avere l'elenco completo di queste cose, e quindi quando ho l'elenco completo l'utente non deve più far nulla se non scegliere una voce da quell'elenco. Sto anche ipotizzando, e questa è un'altra scelta, che l'utente abbia la libertà di scegliere quale guardare prima e quale guardare dopo. Perché se no avrei detto il sistema propone la richiesta 1, la prossima richiesta d'acquisto dell'elaborato. Se lavoro in un call center non è che posso scegliere quale chiamata prendere, la prossima che mi tocca devo rispondere. Anche se so, perché me lo vedono sullo schermo prima di rispondere, che è un offiscato che ti ha chiamato 64 volte. Qui ci sono contesti diversi. In questo contesto stiamo pensando, mi è venuta in mente così, pensando in certe contraddizioni, che l'utente potesse avere la visione d'insieme di quante sono quelle in sospeso e quindi prenderne una. Non necessariamente la prima, una di quelle mostrate. Sono scelte, magari voi l'avete pensato diversamente e avete fatto altre scelte. A questo punto cosa fa il sistema? Beh, il sistema mostra i dettagli, visualizza i dettagli della richiesta d'acquisto selezionata sottinteso, e la disponibilità dei fondi specificati. Cioè, nella richiesta d'acquisto c'è scritto i fondi sono capitolo 32.4. Io voglio vedere i dettagli della richiesta e anche sapere quanto c'è su quei fondi. Ma a questo punto io ho due numeri sullo schermo. Un numero che mi dice questa richiesta d'acquisto è per 3.000 euro. L'altro numero che mi dice su questo fondo ci sono 8.000 euro. Quindi già il sistema stesso può indicarmi se c'è disponibilità oppure no. Cioè io non ho bisogno della persona che faccia sottrazione, no? Per sapere se 8.000 è maggiore di 3.000. La può fare benissimo il sistema. Però in questo caso d'uso è esplicito perché magari ci vuole una persona che va, valuta, magari in casi più complessi uno può dire ma sì, ma possiamo anche approvarla se sfora, abbiamo l'autorizzazione, no? Poi nella realtà si fanno queste cose, il budget non è, soprattutto i vari capitoli di un budget si possono, diciamo così, spostare uno dall'altro. E quindi non è detto che sia così netta la cosa, se fosse proprio così netta non servirebbe questo passo del processo. Potrebbe essere il sistema stesso che nel momento in cui l'utente inserisce, il proponente inserisce la richiesta, dice no, ci sono i fondi, ciao. Invece nel processo nostro, così come c'è stato descritto e diciamo commissionato, il proponente può inserire comunque la richiesta. E poi c'è il signor dell'ufficio acquisti che la valuta. La valuta sulla base di... valuta. Valutare significa valutare col cervello, non facendo la sottrazione. Quindi decide, magari mancano 6 euro, ma chi se frega, va bene così, tanto poi magari i preventivi sono più bassi, o magari al MEPA riusciamo ad avere un ribasso, o quello che è, o poi magari questi 6 euro li mettiamo, li prendiamo presto da un'altra parte. Quindi il sistema informativo dimostra questi dati, magari evidenzia la differenza, no? C'è la colonna in verde o in rosso, e poi però lui che decide avrà sotto i due bottoni che dice accetta o rifiuta. Meno, io me la sono immaginata così leggendo la descrizione. Quindi, visualizza il dettaglio dell'RDA, virgola, la disponibilità dei fondi specificati e la differenza, la rimanenza, positiva o negativa.
dà all'ufficio acquisti, il sistema dà all'ufficio acquisti le informazioni necessarie per decidere. A questo punto l'impiegato, l'utente, diremmo noi le parole, può accettare o rifiutare. Però qui siamo in un caso d'uso, quindi descriviamo uno scenario per volta. Descriviamo lo scenario principale, main success scenario, lo scenario di successo, quindi quello in cui accetta. Poi come extension, come alternativa, descriviamo i scenari alternativi. Quindi non c'è mai il può o l'oppure in un caso d'uso, mai. Quindi l'utente accetta la richiesta di acquisto. Schiacciandolo da qualche parte, specificandolo in qualche modo, quello è un problema poi dell'interfaccia utente. Non dico l'utente valuta e accetta, perché il fatto che l'utente valuti è un processo che avviene nella sua testa o magari al telefono. Non, il sistema informativo non lo sa, non lo vuole gestire, non gli interessa, non saprebbe neanche come fare. Ciò che vede il sistema informativo è l'output della sua valutazione, il fatto che poi alla fine lui schiaccia su accetta. Perché abbia deciso di far così, il sistema informativo non lo può sapere. No? Quindi non descriviamo le cose che fa l'utente che non siano legate a un'interazione puntuale col sistema informativo. A questo punto è finito. Verificare che sia solvibile l'ha fatto, la post-condizione è stata raggiunta, cioè la richiesta viene accettata o annullata, in questo caso accettata, ho finito. Il punto 6 non c'è. Finito quel caso, o ritorno all'home page, o rimango, ritorno probabilmente alla videata del 2, ma se voglio posso pensare che, visto che ho ipotizzato di avere più richieste d'acquisto in sospeso, nel punto 6 potrei pensare torno al punto 2. Predisponendo l'utente già per accettare, per selezionare e accettare la prossima, così lo fa in batteria senza ogni volta dover tornare all'inizio e rientrare nella gestione richieste d'acquisto. Ma se vogliamo questo, poi cosa faccio alla fine? È più una scelta di architettura generale dell'interfaccia, come navigo nel sistema, più che non del singolo caso d'uso. Possiamo metterlo, ma perché sembra una cosa ragionevole, ma non è detto che sia l'unica, no? Sistema, torna al punto 2. Le estensioni sono invece il caso in cui l'utente non accetti l'RDA, per motivi suoi. Quindi è un 5B, scusate, un 5.1, che l'utente non accetta la RDA. Adesso vedo più ragionevole il fatto che venga accettata una richiesta anche se i fondi non sono sufficienti. È più strano che uno non accetti una richiesta se i fondi sono sufficienti. È anche vero che magari uno ha chiesto una bottiglia d'acqua e ha messo come fondi 300 euro, magari è acqua che arriva direttamente al Polo Sud, ma non è detto che io voglio andare avanti con questa richiesta. Prima di farla arrivare al direttore, che poi magari, insomma, può essere nervoso quel giorno, la blocco direttamente dentro l'ufficio acquisti. No, guarda che hai scritto 300, ah no, voglio dire 3,00, scusa. Quindi può anche darsi così. Tante volte sono controlli che non sono necessariamente controlli formali, ma anche controlli di correttezza, di missione dati, eccetera, no? Che devono, altrimenti appunto, il sistema informativo va avanti, se gli dico bottiglia d'acqua 300 euro, se
non ci fosse un uomo che la valuta la legge, va avanti. E poi il caso d'uso finisce, anche perché il nostro processo va avanti in modi diversi, a questo punto coinvolgono il proponente, in questo caso, immaginiamo a livello di processo, dopo che l'impiegato dell'ufficio acquisti, chissà dov'è, ha accettato la mia richiesta d'acquisto, in qualche modo mi arriva una notifica del tipo, ah, la tua richiesta è accettata, inserisci preventivi. Oppure nel caso in cui avessi chiesto più di 5.000 euro, allora mi arriva la notifica dicendo la tua richiesta è stata accettata, scrivimi il capitolato. A quel punto il caso d'uso dell'ufficio acquisti è finito e sepolto e nascono e diventano, diciamo così, attivi a livello di processo dei casi d'uso che sono l'inserimento di un preventivo oppure l'inserimento di un capitolato, ma che poi sono casi d'uso diversi in capo a un attore diverso. Quando cambia attore cambia sempre il caso d'uso, come regola generale. L'impiegato dell'ufficio acquisti a quel punto non può più fare niente. Non posso generalizzare questo caso d'uso facendogli fare altre cose già che è lì. Perché il passo successivo non spetta più a lui. Quindi la mette a salva, poi quando il proponente avrà inserito i dati, toccherà di nuovo l'ufficio acquisti fare una cosa diversa sulla stessa offerta, sulla stessa richiesta d'acquisto. Ma è una cosa diversa, fatta in un momento diverso, in un contesto diverso, su informazioni, precondizioni diverse. Quindi non cerchiamo di mettere mai troppe cose. Il caso d'uso non è un pezzo del processo, è un passo del processo. Ok. Vedete qualcosa che manca o che è sbagliato? Era semplice alla fine questo, era abbastanza puntuale. Va bene, allora direi che per oggi e per quest'anno abbiamo finito. Noi avremo ancora 2 settimane intere perché l'unico giorno festivo di gennaio è il 6, che è un lunedì, quindi non ci tocca le lezioni, quindi faremo ancora mercoledì o venerdì delle 2 settimane successive, dedicati praticamente esclusivamente a fare esercizi di questo tipo d'esame. E se riesco anche magari a trovare delle persone che magari vengono a parlarci dalle aziende al giovedì pomeriggio, qualche mezz'ora la dedicherei anche a quello. Buone vacanze!